Buonasera, bentrovati Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere tutto quello che volete. Questa sera l'ospite di questa trasmissione è un ospite molto importante, quindi vi consiglio di guardarci perché ci racconterà tutto quello che lui ha scritto e ci racconterà tante belle cose. E l'ospite di questa sera è Alain Elkann. Buonasera. Buonasera, Grazie di essere venuto a grazie a trovarci, voi mi di fa avermi molto invitato. piacere e un onore nella mia trasmissione averlo come ospite. Come va? Grazie. Così tanto per iniziare, va tutto bene? In Ma generale? sì, va bene, insomma, lavoriamo, no? Quando il lavoro va bene faccio sempre le mie interviste per la stampa, per altri giornali, il mio blog. Adesso è uscito Anita, il mio nuovo libro, che è anche un'occasione, perché io sto a Londra da alcuni anni, no? Da una decina d'anni, è un'occasione per rifare un viaggio in Italia nelle varie città, Poi ne no? parleremo, ce l'abbiamo qui il libro, domani so che c'è la presentazione al Caffè Pernocchi a Padova, quindi Sono stato a parleremo, Trieste, a esatto, Verona, a parleremo di Udine. tutto, abbiamo tempo per parlare di tutto, anche perché, ripeto, è un onore avere ospite uno scrittore importante, tra l'altro è anche un collega perché ha presentato trasmissioni televisive, quindi È mi può vero. dare anche una mano se magari commetto qualche errore. Vabbè. Prima però di andare a parlare con il nostro ospite, come di consueto abbiamo l'assessore Luciano Contini, che è un assessore regionale, uno locale, che ogni tanto viene a trovarci, ci racconta le sue cose. Vediamo cosa ci racconta in questa puntata. Grazie per la linea Giorgio, un saluto a voi in studio. Qui con me naturalmente il solito ospite, l'assessore Ciano Contina, leader del movimento politico Molto Buio Femo Ciaro. Benvenuto Senz'altro. assessore al Minuto Politico. Ciao a tutti, ciao Gaetano, ciao, ciao, Cosa ciao. c'è da Sì. ridere? Mi fa da ridere oggi perché, Perché? sapete, che giorno che sei un cotto che hai visto? Sì, certo che l'ho visto. Che 6 dis... marzo. 6 6 marzo, marzo. gatto capire. E Sì, appare una assessore. offesa, no? Che giorno sei un Cioè, vabbè, cotto? 6 6 marzo. marzo, sei Ah, qui con in chi Veneto. ce l'hai con me? No, ma prometto che non farò delle facili ironie sul fatto che oggi è il 6 marzo. Ma cosa, io lo, a parte, voglio dire, una battuta proprio trita, Sei l'avranno marzo. sentita in tantissimi, la faranno anche in molti, anche i bambini, credo, alle elementari. Non capisco, mi maridi un tocco, dai. Ma non è questione di Quando è che ridere. ti capita ancora? Da Tra un anno, l'anno prossimo, il 6 marzo, succederà. nuovo? Eh 6 sì. marzo un'altra volta e ora. 6 marzo un'altra Senta, volta. assessore, possiamo cortesemente parlare di politica una volta nella vita? Cioè, perché se Basta. no parliamo solo di... 6 marzo. Senta, cortesemente, assessore, riprendiamo l'argomento della serata. No, non parliamo di 6 marzo, ma parliamo di ancora avanti. Ma per Vai, dai. piacere, un'ora che stiamo andando avanti a parlare di 6 marzo e niente, no, no, che ne venimo fuora. Allora, assessore, le riconcedo la possibilità di ripartire, se Pensa, vuole, ecco, con un altro argomento. ripartiamo da oggi, quindi. Non dal Da 6 oggi. marzo. Ancora Vai, mai? vai. 6 marzo. Vabbè, Ascoltano. sì. E ripartiamo da Da oggi. No. oggi. Non specifichiamo, è una giornata importante, è una, Certo. anzi è il primo giorno di Quaresima. Esatto, oggi è il primo giorno di Quaresima. Esatto, quel Sì. periodo in cui da putello dimagrivo a Chi? causa di... Da? quando ero putello, Bambino. bambino, Ma dica bambino, vedi dice putello, la gente a casa non la capisce. quando che ero un bambino putello, era quel periodo dell'anno in cui che dimagrivo perché mia mamma bigotta mi costringeva a fare digiuno astinenza. Allora, senta, cioè, non è carino dire sua mamma bigotta, cioè, probabilmente ci teneva alle tradizioni e Senz'altro, magari dico, le faceva osservare un periodo di digiuno. periodo di digiuno, mangiavamo giorni alterni e Ah. solo pesce, pa 40 giorni, solo pesce, e stai anche imparare a andare a pescare, al manco mi portavo a casa e a materia prima, non un disastro, Mi guarda. dispiace che abbia fatto Dura, dura. un'infanzia difficile, Ma, perché non è mica sempre stata bigotta mia mamma, Ah. è scattata a un certo punto della vita, prima, facevi tutti i colori prima, Scusi, io le ricordo che stiamo parlando di sua mamma. Sì, ma niente che birbante l'hanno a sabbia, perché Vabbè, guardi, è non davvero curioso. indaghiamo, Non non indaghiamo, indaghiamo, non dico indaghiamo. solo che sapevo chi, so chi è mia mamma, non so ancora chi è mio papà di preciso, Come perché di preciso? siamo stati indecisi fino a poco Vabbè. tempo fa, non sappiamo tra 20 o 25 uomini del nostro paese, si pensi? Caspita, caspita, vabbè, ma non, io ripeto, siccome stiamo parlando di sua mamma, Sì, non vorrei cose indagare che si suo. sanno, sai. Sì, no, ho Anche perché capito. dal lavoro che faceva mia mamma potevo anche
Allora, assessore, siccome non mi pare carino, ecco, non solo nei confronti di sua mamma, che non conosco, e immagino che sia comunque una brava persona, una brava donna. Tutti sente. Ma, sì, ho capito, ma non vorrei chiederle che lavoro fa sua mamma. Che sarta faceva. Che sarta? Scusi, quindi non capisco. E attaccava il bottone con tutti. Ecco, sì. Sì. E ora mi guardavo questi 20-25 uomini e dicevo, guarda, mi pare, ma non mi pare mai stai sicuro. Dopo tanto tempo diciamo che sì, comunque avete litigato, poi mi auguro vi siate in qualche modo ricongiunti. Ricongiunti, dobbiamo inventare i termini. E proprio stasera sono andato a cena da lei, tira fuori una scatola del Don Sato, ha osservato il digiuno. Rispettiamo. Quindi, anch'io, tra l'altro, ho anche capito adesso con gli anni il valore del digiuno, no? Ecco, vedi, stare sulle cose essenziali, non sprecare e buttare il poco che hai. L'ho davvero apprezzato. Bello, e ringrazio mia mamma che oggi 6 marzo. Senta, allora oggi, proprio oggi abbiamo imparato una cosa nuova, o meglio, l'assessore ha imparato una cosa nuova sul digiuno, sul valore del digiuno, sul non sprecare. Non sprecare. E quindi noi non vogliamo sprecare altri minuti inutili. Bravissimo. E ridarvi la linea naturalmente a voi in studio. Buona serata a tutti quanti. Senz'altro. Assessore, una volta che parliamo di una cosa seria, diciamo, vabbè. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Niente a mangiare una roba con me, ho una fame che mi copo, non la faccio più. Devo mangiare. E il digiuno? Il digiuno, cosa ha fatto a casa della mia mamma? Il digiuno, andiamo a mangiare un panino, non dai, pagati, andiamo. Come dai, che ho fame! Pago. Rieccoci, abbiamo visto ovviamente Marco e Pippo, vi ricordo che ci sono tutte le sere nella programmazione, prima della programmazione serale, dunque guardateli perché sicuramente sono degli artisti da non perdere. Come vi avevo accennato, avete visto l'ospite oggi davvero molto importante, è Alain Elkann, giornalista, scrittore, conduttore televisivo tra l'altro. Allora, prima di fare delle domande, andare a parlare e a conoscere i libri che ha scritto, andiamo a vederlo in questa scheda. Alain Elkann nasce a New York il 23 marzo 1950 da una famiglia di fede ebraica, padre francese e madre italiana. È laureato in giurisprudenza all'Università di Ginevra. Ha 3 figli, John, Lapo e Ginevra, avuti dal matrimonio con Margherita, figlia dell'allora presidente della Fiat Gianni Agnelli. Apprezzato scrittore, è autore di diversi romanzi e saggi. Famosi sono i suoi libri intervista. Su tutti, Vita di Moravia, realizzato con lo scrittore romano, Cambiare il cuore con il cardinale Carlo Maria Martini, ed Essere ebreo con il rabbino Elio Toaff. Le sue pubblicazioni sono state tradotte in molte lingue, tra cui francese, inglese, spagnolo, portoghese, russo, turco e giapponese. Ha collaborato con numerosi quotidiani e riviste, su tutti La Stampa e Il Messaggero, ma anche con alcune emittenti, Telemonte Carlo prima e La Sette poi. Innumerevoli gli incarichi istituzionali, è presidente del comitato scientifico della Fondazione Italia USA, che ha lo scopo di approfondire in Italia la cultura americana. È il presidente della Fondazione per l'Arte e la Cultura Italiana di New York. Infine è membro del Comitato Scientifico del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Negli anni ha ricevuto numerose onorificenze. Nel 2009 a Palazzo Farnese ha ricevuto la Legion d'Onore, il più alto riconoscimento attribuito dalla Repubblica Francese, mentre nel 2011 ha ricevuto il Premio Bellezze d'Italia per le attività svolte a tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. Beh, iniziano a fare i complimenti, insomma, perché mi sembra molti elogi ne sono stati fatti e anche molti premi. Senta, come mai le è nata la voglia di scrivere? Da dove è nata questa voglia? Come e quando? Sempre, da bambino. Da giovane. Mi piacevano le penne, mi piacevano i quaderni, andavo in cartoleria fin da bambino. E poi mi piaceva leggere le storie. E mia nonna mi leggeva i romanzi, quando avevo l'influenza, no, come si faceva una volta, mia nonna mi leggeva tutti i romanzi, veniva a trovarmi, leggeva i romanzi. E poi tra l'altro lei ha scritto un libro che riguarda la nonna. La mamma, la nonna Carla, nonna dei miei figli. Sì, esatto, nonna dei figli, esatto. Sì. E quindi così, poi dopo, prima pensavo faccio il pittore, cosa faccio, invece non so disegnare bene, allora ho scelto di scrivere. E ho cominciato a scrivere dei racconti. E si poi ricorda il primo racconto che ha scritto? A Venezia ho scritto. E come le è venuto in mente di scrivere a Venezia questo racconto?
Ma perché avevo anche scritto il primo articolo di giornale della mia vita, perché studiavo a Ginevra e una notte ero passato davanti a un giornale che si chiamava La Suisse, che non c'è più. Avevo conosciuto il direttore e lui mi ha detto: scrivi un pezzo. E il primo pezzo che ho scritto l'ho scritto su Venezia. Non so perché avevo questa cosa. Ho scelto una città mica male. E poi dopo ero a casa di un'amica, così, con degli altri a Venezia, qualche anno dopo, e lì scrissi Federico Coppel, che la storia, era un racconto lungo di questo qui, uno svizzero innamorato di Venezia, dove succedono varie cose. Senta, prima di andare a parlare dell'ultima pubblicazione, che poi faremo vedere in modo, e ne parleremo in modo molto ampio, lei ha scritto molte belle cose, ho qui molte opere che ha pubblicizzato tramite Mondadori e poi anche Bompiani. Ce n'è uno in particolar modo, di tre che abbiamo citato noi nella scheda, che ci sembravano i più importanti, qualcuno che invece è rimasto dentro al suo cuore più di altri, al di là del valore, del contenuto, della bellezza del libro stesso o di come l'ha scritto. Invece quello che le è rimasto dentro, qual è? Di quali libri, di questi delle interviste, no, o dei generale, romani? Tutti quelli che lei ha fatto. Guarda, io adesso ho l'elenco qui, sono tantissimi, da Piazza Carignano. Piazza Carignano è un romanzo. Le due Il mio babe. Primo romanzo si chiamava Il Tuffo, evidentemente. Il Tuffo 1981. È rimasto legato, no, al primo romanzo. Poi Piazza Carignano era un romanzo che era importante e molto controverso, perché era la storia di un diario, ma di questo zio, di questo personaggio che era un ebreo fascista. E questa idea che ci fosse un ebreo fascista aveva suscitato molte polemiche. E poi molte parleremo anche di questo, perché lei è preoccupato di questa cosa. È chiaro. E quindi Piazza Carignano sicuramente. Poi ricordo altri romanzi, il padre francese, la nonna Carla. Rotocalco, Delitto a Capri, Vendita all'asta, Cambiare il cuore, Essere ebreo, Emma intervista una bambina di 11 anni, I soldi devono restare in famiglia, Diario verosimile, Il padre francese, Le mura di Gerusalemme, L'intervista, John Starr, Essere musulmano e Il messia e gli ebrei, ne ha scritti davvero una quantità immensa e tutti con grande successo. E quindi non ha un in particolare, le piacciono tutti, mi sembra di... I libri sono un po' come i figli, no? Quale preferisci? No, i figli, cioè, voglio dire, li ho scritti io. Certamente, come in tutto, no? Ci sono dei libri che, indipendentemente dal successo che hanno avuto, alcuni sono più importanti di altri o rimarranno di più. Sicuramente Il padre francese, come ho detto, La nonna Carla, Piazza Carignano, I soldi devono restare in famiglia, sono dei romanzi, anche Otello, sono dei romanzi che probabilmente resteranno. Questi romanzi... Le interviste, La vita di Moravia è un classico, no? Ormai. Certo. Poi non è nominato lì, ma ho fatto anche un libro, Vita di Michelangelo, La voce di Michelangelo Pistoletto, che è un artista. Ce n'è ancora, non ho girato. E poi ho fatto la trilogia religiosa sulle tre religioni monoteiste. Guarda, adesso per correttezza, non avevo girato il foglio, però li leggo anche gli altri, che sono Boulevard de Sebastopoli, e altri racconti, Una lunga estate, Mitzvah, Giorno dopo giorno, L'equivoco, Nonna Carla, L'intervista in coedizione con Il quotidiano La Stampa, Otello, Carno e racconti, e quindi questi sono quanto lei ha scritto in tutti questi. C'è un filo conduttore. 37 libri, 37. 30, c'è un filo conduttore in questi 37 libri. No, ogni libro, l'ho detto anche a proposito di Anita, no? È un momento della vita di uno scrittore. Io penso che poi alla fine, tanto ogni opera è incompiuta perché si muore, poi diventa un corpus, no? Tutto questo lavoro, che è diviso in due cose, secondo me, diverse. Una è la narrativa, cioè il romanzo e i racconti. Per esempio Anita, questo libro, ecco, che stava dentro proprio la copertina, appena uscito da Bompiani, no? Anita, che tra l'altro io sto andando in giro, sono andato in giro per le città del Veneto e domani a Padova, no? Per parlare di questo ultimo... Al Petrocchi alle ore 18, ricordiamo che è l'orario, quindi se volete incontrare... Sì, per parlare di Anita, questo mio ultimo romanzo. Esatto. Ma appunto ogni libro ha la sua vita e poi è molto bella la storia di un libro, perché per uno scrittore, perché tu lo scrivi da solo, nessuno sa cosa scrivi per molto tempo.
Poi il libro si fabbrica. Senta, no? Ecco, questo mi incuriosisce perché un po' parla anche della morte. Delle volte ognuno di noi pensa cosa succederà dopo morto, cosa farò quando muoio, farò le ceneri oppure sarò sepolto, c'è un'altra vita. Ecco, racconta un attimo, come è nata l'idea di fare questo libro di Anita? È una sua vita nel libro, la vita nella vita, se si può dire, oppure non ha nulla a che vedere? No, i libri, molto spesso si domanda, ma i libri sono autobiografici? Io lo tengo qui, così lo pubblicizzo man mano che mi quadro. In qualche modo sì, cioè, perché è la mia esperienza che mi fa scrivere un libro. E, qui ci sono due cose che si incrociano, no? Cioè, da un lato è morta la moglie di mio padre, che non era più mia madre, era un'altra donna, e che sarà seppellita con mio padre in una tomba familiare dove anch'io dovrei essere seppellito. Ma mia sorella mi ha detto, guarda che la tomba non è tua, è mia. Quindi ridendo mi ha detto, dovrei chiedermi il permesso per essere seppellito. E l'ha chiesto scherzando invece? Lei l'ha detto scherzando e io l'ho preso molto male, no? Perché siccome lui, io sono uno che ha viaggiato in tanti paesi, vissuto in tanti paesi, l'unica sicurezza che avevo era dire, tanto quando muoio finisco lì, no? E di colpo, no. Devo fare burocrazia, recuperare i diritti, eccetera. E allora, mentre mi succede questo, la donna con cui vivevo, è morto un suo amico, l'hanno cremato, poi è morta sua madre, l'hanno cremata, poi dove buttiamo le ceneri, poi le ceneri erano in una camera da letto, io non lo sapevo. No? Quindi c'era questo rapporto, no, tra la perdita, certo, della mia tomba e le ceneri di questa persona con cui vivevo, che diceva io voglio essere cremata. E io invece dicevo io no, voglio andare nella mia tomba. No? E allora da questo mi è venuta l'idea di scrivermi. Scusa, la interrompo. Lei nella sua vita vuole essere cremato o vuole andare nella tomba? Nella vita vera? Nella vita vera. In tomba. Perché quello che dico è vero, cioè è quello che penso è che perché mi faceva impressione. Perché? Cioè al di là delle religioni, no? Poi ognuno fa quello che vuole. Perché appunto, no? Questa è l'unica libertà che abbiamo, mentre non sappiamo come moriamo e non sappiamo cosa succederà dopo. Però sappiamo che moriamo. E quindi possiamo disporre di noi, possiamo decidere di donare i nostri organi a un ospedale, possiamo farci cremare, possiamo non farci cremare. Ma secondo lei, mi scusi anche, c'è una differenza da una persona, visto che lei ha scritto questo libro, è molto importante questo passaggio, che si fa cremare oppure no? E se c'è, dal punto suo di vista, qual è? Qual è? Cioè uno dice io muoio e voglio essere cremato, l'altro dice io muoio e voglio essere seppellito in un ambiente. Ecco perché questa storia d'amore è interessante, che non finisce così bene, perché i due la pensano in modo diverso. Non solo sulla cremazione, ma mentre lei vuole essere cremata, perché non vuole più che il suo corpo, no? Ormai ci sono fotografie e cose, ma non vuole, vuole più, sparire, esatto. Pensa che la sua anima verrà reincarnata. Mentre io, che voglio essere seppellito, non credo che l'anima verrà reincarnata. Quindi c'è questo paradosso. In realtà questi non vanno d'accordo, mi divertiva questa cosa, che non vanno d'accordo su questo argomento, che è sempre visto la morte come una cosa tremenda. In realtà la morte è come la vita, no? Quindi Anita era una donna che pensava anche quando aveva 20 anni, lei? Chi? Lei, Anita. Pensava Anita, a questo? No, dico Anita era una sua donna, nel suo ideale era una donna. Era una sua donna nel suo ideale, scriveva questo libro, ovviamente. No, è che il libro comincia così, no? Perché in realtà è una storia d'amore. Allora, il protagonista, Misha, che è un uomo di 60 anni, dice avrei voluto conoscere Anita quando avevamo 20 anni. E allora ecco il romanzo, no? Lui no, si vero, immagina... Siccome io le faccio la domanda, Misha ha 60 anni e che scrive questo libro a 60 anni più o meno, la domanda è, vorrebbe essere nell'autore del libro, nell'autore dello scritto, insomma. Oppure no, non c'entra nulla? No, niente, tutto c'entra.
come le ho detto, il romanzo ha questa cosa che è un po' ambiguo, no? È un po' vero e un po' finto, no? I personaggi sono quella persona lì, ma anche altre persone. Allora, per esempio, la Anita sessantenne è una persona, quella che io immagino ventenne e la storia che ha, magari è una storia con un'altra persona, capito? Quindi il romanzo è una composizione di come un puzzle di fatti un po' reali e un po' no. Però il lettore deve leggere questa storia come come una storia vera. Beh, no, ma no? Infatti, mentre sto parlando con lei, mi sto proprio sto calcolando, non mi veniva la parola, mi deve non la ripeto più perché proprio non mi viene oggi, e penso sia vera, per quello le sto facendo delle domande che magari Del resto il tema, adesso io non voglio darmi delle ambiguità, ma è un tema universale, no? Quello di, certo, sapere cosa faremo di noi. Poi io non volevo scrivere. Vorrei che questo libro fosse capito perché è un libro ironico e allegro, non è un libro tragico sulla malattia, la malattia non c'è. Certo. Qui è cosa faremo di noi in questa inevitabile, terribile cosa che comunque dovremo morire. Prima o dopo. E poi dopo c'è, pensando all'anima, no? Che cos'è l'anima? Esiste, non esiste? C'è l'anima, è una parola, no? Noi pensiamo che ci sia, non c'è. Allora entriamo nell'aldilà. E allora l'aldilà è come il romanzo, uno lo scrive come vuole, no? Dante, certo, scrive la Divina Commedia con il paradiso, l'inferno, il purgatorio, mille cose dentro. Gli egizi costruiscono delle tombe dove si portano la marmellata, i vestiti, e le donne si portano il trucco, eccetera, per la vita dopo la vita. Ma tutto questo è immaginazione, così come il romanzo. Cioè, certo. Mentre lei, che fa il giornalista, e io quando lo facevo o lo faccio, abbiamo il dovere di dare delle notizie, no? Lei sta intervistando una persona vera che le sta dicendo delle cose. Il romanzo è una pagina bianca, uno scrive quello che vuole, rende immortali se il libro è molto buono. Sì, però da un'idea, da un ragionamento, è tutto vero quello che dice, però mentre lo scrive l'idea uno in testa... Ci vuole un manico. Ti ricorda, c'erano due scrittori, Fruttero e Lucentini, tanti anni fa. Io vedevo spesso Lucentini che mi diceva: ricordati che in un romanzo ci vuole sempre un manico, no? Una cosa centrale, certo, che tiene insieme questa storia. Tutte le altre cose, ecco, certo. Quindi in questo caso è questa discussione su come fare dopo, esatto, la morte. Ma è divertente perché questi non sono d'accordo. Ah beh, sicuramente, e quindi sì, tutti i pensieri che vanno, eccetera, sono in funzione appunto di quello che accadrà. Sì, perché poi lui morte. Ha anche dei dubbi a un certo punto, dice: ma se allora ho perso la tomba, tanto vale che mi faccia cremare. Però un amico gli dice: ma guarda che ti do io una tomba, dove? A Gerusalemme. Ah, che meraviglia, vado a Gerusalemme e vado a vedere la mia tomba. Cioè, fai attenzione perché è pericoloso. E lì entriamo in quel discorso della profanazione delle tombe ebraiche, no? Certo. Perché lui è lo scrittore, un ebreo, e come purtroppo sappiamo, anche ultimamente in Alsazia e in altre parti di Francia, i cimiteri ebraici, le tombe sono state profanate, certo, e svillaneggiate e così via. C'è, no? E quindi c'è questo pericolo. C'è dell'astio, questo pericolo, adesso cambiando ragionamento, che ci sia ancora molta gente che ce l'abbia un po' con gli ebrei. Insomma. Direi, bisogna dirlo così, apertamente, no? Ma, che c'è ma un ritorno lei, di razzismo. Secondo lei per quale motivo? È un pregiudizio, come tutti i pregiudizi, non muoiono mai, no? Cioè, appena c'è un problema... È colpa di quelli, no? È come, non so, extracomunitari, dice: ho fatto la coda in ospedale l'altro giorno, c'erano 7 extracomunitari davanti a me, io sono un italiano, non è tollerabile. Guardi, oppure l'ebreo, ci sono tutti questi pregiudizi assurdi. No? Non sono mai riuscito, mi creda, io non sono mai riuscito a capire il perché. Ho cercato, guardi, un mese fa più o meno, non so, chiedo alla regia se abbiamo anche la registrazione, abbiamo fatto una puntata nella sinagoga di Padova con il caporabbino, cioè, molto bella perché piccolina, coccola, molto, molto bella, e ci ha spiegato tante cose. Io non sono ancora riuscito, mi creda, a capire perché una parte del mondo ce l'ha con gli ebrei. Me l'hanno spiegato in tanti. Diversi.
No? La gente ha paura di ciò che è diverso. Ma cos'è diverso? È una persona che non crede nelle stesse cose, no? Cioè la diversità culturale, quello di cui abbiamo parlato prima, quei libri che ho fatto con Martini e con Toaf Martini e il principe di Giordania Hassan bin Talal, sono un musulmano, un cattolico, un ebreo, e la pensano, pur rimanendo nelle loro fedi religiose, hanno costruito dei ponti, no? si sentono fratelli all'interno del monoteismo, ma non tutti sono così. No, ma io, cioè, guardi il musulmano, cioè, è una responsabilità mia, e chiedo anche scusa quando faccio queste interviste, non riesco davvero, e ci sono moltissimi, dal rabbino al presidente della sezione ebraica di Padova, ho cercato delle spiegazioni e non ho mai capito perché nel mondo c'è e ci sarà questo, delle volte è una parola giusta, odio nei confronti, da una parte ovviamente, nei confronti degli ebrei, non l'ho mai capito, anche, e cerco sempre spiegazioni per poter capire, e non riesco a capire perché non trovo che l'ebreo sia cattivo, che l'ebreo sia uno che si comporta male, che l'ebreo sia un non l'ho mai trovato in nessuna di quelle, parlo nella banalità, eppure la gente... Beh, nel mio libro Piazza Carignana, in altri miei libri, parlo per esempio l'Italia, che non è un paese fondamentalmente razzista, no? Non come altri, come la Francia o la Germania, dove c'è proprio una tradizione più profonda. Poi ci sono pochi ebrei in Italia, no? 25.000 rispetto a altri paesi dove c'è centinaia di migliaia. È vero. Però l'Italia ha promulgato le leggi razziali, no? Nel 38. Io non esisterei, perché mia madre ha dovuto andare a rifugiarsi in America, e mio padre pure, che era francese, si sono conosciuti in America e lì sono nato, no? Certo. Forse non esisterei, no, è vero, perché è vero. Per via di questo hanno dovuto lasciare i loro paesi. Ma questo è tremendo, l'umiliazione, no? Cioè che di colpo non puoi più andare a scuola dove stai andando a scuola, non sei più cittadino del paese di cui hai il passaporto, non puoi più lavorare, non puoi più io non potrei più scrivere sui giornali né firmare un libro e via dicendo. È quello che è successo nel 38. È vero, i miei nonni avevano delle cose, hanno dovuto venderle, sono partiti. No? Alberto Moravia, per esempio, lo scrittore con cui ho scritto il libro Vita di Moravia, non poteva più firmare con il suo cognome, aveva uno pseudonimo, non poteva pubblicare. Quello che è più aberrante sono i negazionisti. Glielo richiedo, perché? Mi sa rispondere perché da oggi a domani è successo quello che lei mi sta raccontando ora, che tutti sappiamo? Perché? Io non ho capito il perché. Perché io oggi non posso più firmare un libro, perché io oggi non posso più uscire da casa, perché Anna Frank doveva chiudersi, prendo lei per esempio. Perché c'era un uomo invasato che si chiamava Hitler, e quell'uomo ha avuto questo potere. Ha scritto un libro che si chiama Mein Kampf, ispirandosi ai saggi di Sion, un altro libro orrendo. E questo antisemitismo è cresciuto, in Francia c'era già territorio, no? E Gobineau ha inventato il concetto di razzismo, poi c'è stato l'affare Dreyfus, no? Il capitano accusato di essere una spia, la Francia divisa in due, quelli contro e quelli a favore. È vero. No? E quindi l'antisemitismo latente negli anni 30, no? In Francia, in Germania. Poi è arrivato Hitler che ha sull'odio contro gli ebrei ne ha fatto una politica. Se pensiamo che lui nel 45, a guerra praticamente persa, si è ricordato che avevano dimenticato l'Ungheria e nel giro di pochi mesi, portandoli a Auschwitz, hanno sterminato tutti gli ebrei, un'enorme parte degli ebrei ungheresi, no? Questa cosa qui, questa follia di essere contro gli ebrei. E probabilmente in Italia, per motivi di opportunismo politico, come in altri paesi, hanno promulgato le stesse leggi. E perché l'ha fatto? Chi? Cioè, Hitler, perché l'ha fatto contro gli ebrei? Cosa avevano fatto gli ebrei? Ha capito? La risposta che io mi faccio, perché io ho visitato i campi di concentramento e mi credo non ho dormito per molti notti nel vederli, anche se sono ormai... E quella è una follia. È una follia. Ma perché uno ha fatto questo?
E lo chiedo a tutti perché è una curiosità mia personale, magari certe persone quello che è più grave secondo me, perché ognuno ha il diritto di odiare chi vuole, magari un ebreo gli aveva fatto un dispetto quando era un bambino, cioè le ragioni possono essere molte, no? Quello che è terribile è che un intero popolo non si è ribellato. Cioè, se uno legge i libri di Primo Levi o di altri, no? Testimonianze di che cosa è successo nei campi, o addirittura i libri degli stessi che facevano i campi, certo. Cioè loro facevano carriera, certo. No? Più ammazzavano meglio era e salivano la carriera, cioè una cosa mostruosa. Poi io consiglio a tutti di leggere Anita, ma di leggere anche un libro, un racconto di Kafka, no? La colonia penale, che è stato scritto nel 17 da Kafka, dove lui spiega molto bene come si costruisce una macchina totalitaria, no? Cioè in un penitenziario, in un'isola, è un racconto che fa capire, certo, certo. Che poi però perché le dittature finiscono così? Cioè si costruiscono lentamente e poi finiscono, perché qualcosa si rompe nella macchina. Beh no, certo, è tutto giusto. Però attenzione, perché in Europa e nel mondo adesso c'è una tendenza populistica molto forte. Ci sono dei paesi come l'Ungheria dove c'è un leader di idee che vuole, ecco, quindi bisogna fare attenzione che non si ripetano cose di questo genere. E invece che c'è, non è vero, c'è questo che... pericolo secondo lei? E c'è sempre, come dice lei, come mai si ripete? Noi in realtà il perché si scatenano delle ondate di odio è difficile capirlo. Però questi movimenti populistici aizzano i peggiori sentimenti e sdoganano, per esempio in America, non so, il governo attuale, no? Con, cioè, il Ku Klux Klan, che era una cosa assolutamente proibita, nascosta, in qualche modo viene... trova una legittimazione, cioè il peggio trova una legittimazione. Perché? Perché esistono, certo. Sono dei votanti e quindi per opportunismo politico, però bisogna fare attenzione. No, no, è vero, guardi, prima la professione... Perché non si va contro il vento quando il vento soffia, lo dicono i cinesi, no? Certo. Cioè se comincia a soffiare un forte vento in quel senso lì, no? E c'è una propaganda che si costruisce, una macchina che si costruisce, purtroppo le masse... seguono, certo. Finché poi non io si ribella. Guardi, quando ho visitato i primi campi di concentramento, la storia personalmente mi ha incuriosito e ho piacere a parlarne con lei perché vedo che è preoccupato per il futuro e sicuramente in parte ha ragione. La cosa mi chiedevo e continuo a chiedermi, gliela richiedo per l'ennesima volta, non ho mai capito il perché. Perché gli ebrei erano persone normali, intelligenti. A un certo punto ho pensato perché una volta nel ghetto a Padova costruivano, erano quelli che dicevano prestavano i soldi, facevano le istruzioni, ma non sapevano che i soldi li venivano dati da quelli fuori dal ghetto perché ovviamente gli ebrei non li avevano, però si diceva che era per questo motivo. Ho cercato di studiare, di capire il motivo perché. Mi creda, ecco, non sono riuscito a capire perché il mondo, una parte del mondo, ha odiato fino a fare dei massacri gli ebrei, non sono riuscito a capirlo. E chiedo sempre a delle persone che conoscono la storia degli ebrei sicuramente meglio di me, di spiegarmelo e faccio fatica a capire il motivo perché credo sia di una cattiveria disumana che non ha e non avrà una giusta collocazione. L'Europa ha silenziosamente per molto tempo permesso questo. Permesso che dei treni partissero pieni di persone che andavano a farsi bruciare nei campi di concentramento. E anche la Chiesa assieme. E anche la Chiesa. Questo lo dice lei. Lo dico io, anche la Chiesa ha fatto questo. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi ritorneremo con il nostro ospite tra poco.